abbiamo il primo protagonista della sezione Europe Now, Lucas Morisson, che accoglierei con un applauso. Già riuscito a vedere i suoi film nei giorni precedenti, avrà modo di scoprire altri film nei prossimi giorni. Ad accompagnarmi in questo incontro abbiamo Rinaldo Vignati, che è l'autore del saggio Ribellione e Smarrimento, che trovate nel catalogo di questa edizione. Rinaldo Vignati, docente di scienza politica, esperto di storia del cinema e collaboratore di Cineforum, ci ha regalato questo saggio. Quindi io lascerei la parola a Rinaldo. Sì, la mia scoperta del cinema di Morisson risale al 2013, quando fu presentato alla mostra di Venezia We Are the Best, e mi conquistò immediatamente. Avevo perso i suoi film precedenti, che ho recuperato successivamente, e quindi fu una scoperta e mi conquistò immediatamente la sua capacità. Ricordo che uscendo dalla sala dopo aver visto We Are the Best, ero stato contagiato dall'energia, dalla voglia di ribellione di queste tre ragazzine che costruivano, che formavano un gruppo punk. E diciamo, il cinema di Morisson ha una grande capacità di parlare in modo diretto al pubblico, di coinvolgere il pubblico, di creare tra i personaggi e gli spettatori identificazione, empatia. Quindi questa è la grande forza di molti dei film di Morisson, parlo di We Are the Best, Together, eccetera. Ma se questa, diciamo, è la caratteristica che rende immediata allo spettatore la qualità del cinema di Morisson, io vorrei partire facendo una domanda su dei film che nella sua filmografia stanno in una posizione un po' anomala, e li vedrete nei prossimi giorni, The Hole, In My Heart e Container, che sono due film, diciamo, un po' sperimentali. Ecco, la domanda che vorrei iniziare a porvi per iniziare questa discussione, poi naturalmente se avete domande sul film che avete appena visto o sui film intervenite pure. Ecco, vorrei chiedervi di parlarci un po' di questi due film anomali, come si pongono nella sua filmografia. What is the place in your filmography and why did you choose to do that? Yes, okay. Thank you, and it's nice to be here. So thank you for inviting me here. Container and The Hole in My Heart. Well, start with, I started when I was quite young as a writer, specifically a poet. So my whole, everything for me starts with me sitting down writing things. And I think in some ways, maybe the movies that I've made that are the closest to poetry or maybe Container and The Hole in My Heart. So I think there has always been different ways for me to walk, and I've tried to walk in many different ways at the same time, I think. So there's one, there are like I don't feel like I, this is probably one of the things I'm proud of with the films I made, is that they are going in very different directions. That's quite, also I think it's quite rare that someone maybe makes films like rather more conventional or almost, not really commercial, but almost commercial at least, and at the same time makes something that is extremely black and white and strange, and well, no one goes to see it and no one likes it. But that's sort of like always been the thing that I wanted to do, sort of spread out. Maybe you want to translate this first. Ok, allora innanzitutto sono molto felice di essere qui stasera, che mi abbiate invitato. Allora, parlando di Container e di A Hole in My Heart, io da giovane ho iniziato, diciamo artisticamente, scrivendo, e scrivendo poesie, quindi il mio approccio, così come produzione artistica, nasce dalla scrittura.
e credo che forse questi due film siano nella mia filmografia quelli che sono più vicini in un certo senso alla poesia, quindi oltretutto sono dei modi molto diversi di esprimere, di cui ho sentito il bisogno ad un certo punto, e se avete visto i suoi film oppure se li vedrete vi accorgerete che la sua filmografia ha effettivamente diversi, dei film molto diversi, e credo che forse se ho fatto qualcosa di buono a livello cinematografico, credo che una caratteristica interessante della mia filmografia è che sono orgoglioso di essere riuscito a fare dei film anche piuttosto diversi tra loro, quindi dei film da una parte un po' più convenzionali, forse non troppo commerciali, ma un po' più convenzionali, ma anche dei film tipo questi, sperimentali, classici film, quelli che non va a vedere nessuno, però completamente diversi. È una cosa che mi piace molto. Sì, un altro film che in qualche modo è un po' anomalo rispetto a una filmografia che è molto legata al contesto svedese, all'analisi critica della società svedese, è il film che vedrete nei prossimi giorni, giusto, Mammut, che invece è una produzione internazionale ambientata parte in America, parte in Estremo Oriente. Ecco, volevo chiedervi com'è stato lavorare con vivi internazionali, Michel Williams e Guy Garcia Bernal, e com'è stato appunto lavorare con una produzione internazionale, e se in futuro pensa di tornare ad esperienze di questo tipo. If you think to do it again in the future. Yeah. I think I think for me there are two of the films I made that stand out as films that I'm not completely satisfied with. It's Mammoth and it's also Lilia Forever, and I think I know that a lot of people have felt that Lilia Forever was an important film for them, so I'm not saying that it's a bad film, but for me it's those two films are the films where I feel like I, as a director, is preaching too much and telling people what to have, sort of, where the director is sort of like having lots of answers to everything. And I don't think that's really my role, and it's also not truthful because I don't have a lot of answers. So when I'm out there telling people this is how reality is, then I'm most of the time I'm wrong. Both in life and in cinema. I can continue later, but yeah. You can take this. Nella mia filmografia ci sono due film effettivamente che si staccano un po' dagli altri film e che comunque io sento forse in un certo senso un po' meno riusciti, e sono, uno è Mammoth e l'altro è Lilia Forever. Non dico che siano due brutti film, perché Lilia Forever so, tante persone mi hanno detto che è stato un film importante per loro, però sono dei film in cui so di essermi comportato, di aver reagito proprio come il regista che ha tutte le risposte, che quindi dà gli ordini e dice agli attori che cosa devono fare, e soprattutto appunto ha le risposte, e io ritengo che questo non sia assolutamente vero, nel senso che io quando do delle risposte dicendo guarda è così, è assolutamente così, sia nella vita che a livello cinematografico spesso mi sbaglio, per cui sono quelli che sento un po' meno riusciti. And also regarding Mammoth, I think it was a difficult experience, not with the actors, that was easy, that was not a problem, but with the big budget was too big and we traveled too much and took too long time, and short answer to if I want to make international movies in the future is no, probably not. Allora, tornando proprio specificamente a Mammoth, è stata un'esperienza da un certo punto di vista non facilissima, perché non certo con gli attori, perché invece con gli attori è stato molto facile lavorare, ma
La produzione era effettivamente una produzione molto grande, troppo grande, con un budget troppo grande, per cui abbiamo viaggiato moltissimo spostandoci molto, quindi ci è voluto un tempo molto lungo, quindi insomma non è proprio la mia dimensione. Quindi diciamo che in breve, probabilmente, se devo rispondere direttamente alla domanda se vorrei fare un altro film internazionale o se lo farò, probabilmente la risposta è no. Maybe there's some few more I wanted to say, I'm not sure. Something about more my ideal at the moment is much more to make something that is fast when it comes to making the film, because I like to do some things that are, I can work a long time with a script, but then when I'm shooting the film, I want to make it quite fast because I want to sort of be able to improvise and throw things around and not rehearse too much and try to be present in what is happening. And when it's sort of a long, long, long process and everything has to be controlled very tightly every day, then it's sort of my head cannot really do that. I have too short attention span. Okay. E, sì, volevo aggiungere che in questo momento probabilmente la cosa che trovo più adatta per me è fare qualche cosa di più veloce a livello di filmico, nel senso di veloce a livello di riprese, di quando si va a girare, nel senso che passo volentieri e posso passare parecchio tempo sulla sceneggiatura, però nel momento in cui si arriva a girare voglio che le cose vadano abbastanza velocemente, voglio avere la possibilità di non fare troppe prove, di poter improvvisare, di cambiare le cose sul momento, e quindi non fa per me una cosa in cui ci siano appunto da controllare ogni singolo passo, tutti i momenti, perché le cose appunto si vanno troppo per lungo. Ci sono domande? Sì, volevo fare due domande. Una domanda, diciamo, cinefila. Volevo chiedere se siamo parlando delle tre personaggi di Elisabeth e Anna di Together e Elisabeth e Alma di Persona di Berma, se c'è qualche contatto. E poi volevo chiedere come fa a essere così bravo a girare dei film corali così ben riusciti come. So there's two questions. So one is a cinephile question. if the question is if there is some sort of parallel between Elisabeth and Hannah. And Elisabeth and Alma in Persona by Ingmar Bergman. No, but I like the question. And there are always things that doesn't really, where you're not thinking about it, but actually there is some truth in it. So I think that there are a lot of things where I afterwards understand that something was inspired by this or that I didn't think about to start with. So the answer is probably no, but maybe. Allora, diciamo che la prima risposta è no, però mi piace molto questa domanda perché talvolta ci sono delle cose a cui uno ripensa dopo, magari proprio perché gli vengono chieste, e ti rendi conto che ci sono delle cose che risuonano e che quindi sono state probabilmente di ispirazione non diretta, quindi tu non hai fatto quel parallelo volontariamente, ma probabilmente c'è stata un'ispirazione profonda che ti ha portato a fare dei personaggi che possono richiamare. But I have an example of that in the Together 99, if anyone saw it today, there is this character called Peter. And to start with I just wrote him as a fun character because it was funny that someone showed up at the party and no one remembered him. And it felt also like he was a bit of an annoying person because he was sort of like painful to have someone who that you don't remember, that he knows a lot about you. And then someone suggested, but isn't he death?
And that was like, that was not, I hadn't thought about it, but when he starts thinking about it, that's like death is walking around. He knows, or she, but in this case he knows everything about us. He's like, I remember you from this, and I remember you from that. And he's sort of like a friend with us, but mm-hmm. you're, at the same time, you don't really want to get close to him. So I think it's actually, that's true. I mean, I wrote him as a fun character, mm-hmm. and then actually he's death. So, I think it's true. Quindi per fare un esempio di queste cose a cui magari veramente uno pensa dopo, cioè se l'avete appena visto o se lo vedrete, c'è un personaggio in Together 99 che si chiama Peter, che è questo personaggio che arriva e nessuno se lo ricorda, però lui sa tutto degli altri, per cui diventa un personaggio un po' fastidioso, perché insomma avere qualcuno attorno che non ti ricordi chi è ma sa tutto di te è un po' fastidioso. Io inizialmente l'ho pensato e l'ho scritto come personaggio buffo che dovesse fare ridere, e poi qualcuno nel vedere il girato del film, ha detto ma non è che sia la morte, quindi questo personaggio che gira, che effettivamente sa tutto di te, si aggira un po' come un amico, però in realtà si tende a non avvicinarcisi troppo, e quindi pensandoci dopo mi sono detto sì, in effetti ci sta perfettamente, per cui sì, delle volte appunto c'è uno spunto che ti viene dato da qualcun altro, ti fa pensare che effettivamente quello che tu volevi dire era quello. And staying on together in the 99, the other question was, was why and how come that you are so good in doing films with so like with a lot of people with collective films, right? This is something I'm actually, at the moment I'm thinking about making a movie, but now I'm trying to stretch that collective thing, but because I'm not going to reveal what it's about, but it's actually a film that it's about 700 people at the same time, okay. Because they are in the same room, okay. For some reason that I'm not gonna say. Okay. It's actually based on a true. No. Well, that's not. Okay. But sort of like at least maybe I could go down to sort of like 300, but it has to be a really crowded place. Yeah. So it feels like I would be really going far in sort of like trying to keep a whole group together. Yeah. But I think it's really fun when something is happening in a lot of places, and I think it also has something to do with how I maybe now, but even maybe more before, that I have sort of felt and about humans and about the world, that it's sometimes I have maybe been the one standing in, not in the corner, but sort of like a little bit on the side. And like a camera zooming in a little bit on what's happening there, and that face over there, and they're talking about something there. So I think it's sort of like, especially if you're not a very social person, then it's fun to make movies about people who are social. So that's being a writer is very lonely. You sit in your room the whole day and bar just write, and then I'm out of that cage for 2 months when I'm the most social person in the world, and then I go back in the cage and sit there on my own with my wife and my dogs and no one else. Allora effettivamente questa tendenza a fare dei film collettivi, anche se non ci rivela effettivamente qual è il suo prossimo progetto, ma sembra volerla portare un po' proprio avanti, perché il prossimo film che dovrebbe fare è un progetto dove dovrebbero esserci in una stanza circa 700 persone, cioè potrei arrivare a ridurle forse a 300, però dovrebbero essere tutte insieme, quindi dovrò lavorare sul tenere questo gruppo insieme. Evidentemente in questo momento è la cosa che mi viene meglio, e probabilmente uno dei motivi è perché mi piace molto avere delle situazioni dove succedono tante cose insieme, e probabilmente anche perché io non sono una persona tanto socievole, per cui magari delle volte mi sono trovato appunto a
anche nella mia vita stare un pochettino in disparte, però guardare magari in mezzo a una folla di persone cose che succedevano in contemporanea da una parte e dall'altra, e credo che questa sia una cosa molto molto così, molto bella, molto anche divertente. E io faccio appunto, a me capita questa esperienza di fare, quando faccio lo scrittore, quando scrivo la sceneggiatura, quello dello scrittore è un lavoro estremamente solitario, per cui io mi chiudo in casa, in camera, nella mia gabbia con mia moglie e i miei cani, e proprio sono solitarissimo. Poi per due mesi sono una persona più socievole del mondo nel momento in cui faccio il film, e poi mi ritorno a richiudere nella mia gabbia. Un'altra domanda. Ti sembra per restare in ambito cinefilo, così mi è venuto in mente, se lei un pochino si ispira anche inconsciamente al cinema di Cassavetes, e dove per esempio Lena potrebbe essere così a grandi linee la membro di A Woman Under Influence, e un'altra cosa è se potrebbe essere Together 99 il suo Big Chill come il film di Kasdan. So the question is also a cinephile question, so mm-hmm. If you get some inspiration from Cassavetes yes. films, maybe, mm-hmm. I don't know, Lena could be like sort of Mabel in mm-hmm. A Woman Under yeah. Influence. And also if maybe Together 99 could be your Big Chill. Ma what? The Big Chill by Lewis Kasdan. Not sure, which one is that? The Big Chill is that this big reunion of France by Lewis Kasdan. Lewis Kasdan, c'è una riunione di amici. It's a big reunion of France okay. who see each other again, because okay. one of them is just died, and so they get together and they start remembering the past. Okay. So it's something. Yeah. Just, yeah. Yeah. So it's something that came to his mind. I'm not a cinephile, so I haven't seen the last film. So. Yeah. But at the same time, when I was writing the script, I felt like I needed to just, because I'm not really very interested in storytelling or complicated storytelling. So I just felt like if I should make a reunion, it should be like the simplest form. They should just it's very, very conventional. They just meet again for someone's death yeah. or someone's yeah. birthday or something like that. So I never felt like I have to make something very elaborate or something. I just wanted it very simple. Mm-hmm. You can start with that, and then I go back to Casablanca. Allora diciamo che dunque Il Grande Freddo purtroppo non l'ho visto, però la mia idea effettivamente nel momento in cui racconto è di raccontare delle storie non complicate, per cui nel momento in cui volevo raccontare una reunion, di una ritrovarsi di amici, l'idea era di ritrovarsi per una situazione semplice tipo un compleanno, la morte di qualcuno, una ricorrenza, ma senza troppe situazioni, non amo lo storytelling troppo complicato. And regarding Cassavetes, that's true, and I think the story behind for me with Cassavetes is that when I made my first film, Show Me Love, Fucking Momo, I was sort of still really didn't really know how to direct and really didn't know where to put the camera and everything. So I think it's one day I just said that let's just do it in a different way. So I think we started much more first the material from the first two or three days are much more conventional, mm-hmm. like going back forth and like that, and then I just felt like we just have to sort of go Cassavetes style instead and just. So I thought that was really a decision. I was especially Killing of a Chinese Bookie that I looked at. Mm-hmm. And then that's the style that I'm going back and forth between. So now sometimes it's much Cassavetes and sometimes it's a little less. But in the beginning, I thought a lot about Cassavetes. This time I looked a lot at some old Soviet movies also with this film. Little Vera, for example, from 88 or 89, and also I worked together this time with a cinematographer who is mostly a documentary, she's a documentary cinematographer, but also a documentary director. Mm-hmm. So she's, if I'm the person standing in the somewhere that just zooms in on things, she's more comfortable running around in the middle, so there's more handheld. So I mean, that's also
depending on what person you're working with. And Lena, yes, maybe, yes, yes. Allora, intanto partendo dalla fine, sì, effettivamente Lena, per quanto riguarda Cassavetes, è vero, l'influenza c'è assolutamente, e Lena potrebbe effettivamente richiamarsi al personaggio di Mabel. Vi racconto proprio che all'inizio del primo film che io ho fatto, Fucking Amo, non avevo ancora proprio un'idea chiarissima di come girare, perché ho fatto i primi giorni di riprese, sono stati riprese estremamente convenzionali, poi ho cominciato a guardarmi, non mi convincevano per niente, e mi sono detto ma facciamolo, cerchiamo di farlo alla Cassavetes. E allora mi sono rivisto in quell'occasione lì, morte dell'attore cinese, e effettivamente ho preso ispirazione sicuramente. Sì, per quello. Pensavo. Sì, 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 infatti questo discorso di andare avanti, indietro, è proprio la Cassavetes, esattamente. E stavolta per questo film mi sono riguardato più una serie di film russi, per esempio Little Vera. E poi stavolta ho lavorato con una direttrice della fotografia che è una documentarista, e quindi diciamo che il tipo di stile e anche di ispirazione talvolta viene anche dalle persone con cui lavori, e nel suo caso per esempio lei, se io sono quello che si mette un po' in disparte e guarda, lei è quella che si butta nel mezzo nelle situazioni, e quindi sicuramente porta ispirazione diversa anche. Abbiamo un'altra domanda. Allora, innanzitutto congratulazioni per il suo lavoro. In questi giorni ho visto Fucking Amo e il Due Together, e anche il corto con Birger che ritorna. E volevo chiederle, ho notato che lei è molto brava ad affrontare il tema della solitudine in posti affollati. Per esempio, in Fucking Amo c'è la ragazzina giovane che si sente da sola a scuola, oppure c'è Birger che si sente da solo, un po' perso all'interno di un gruppo molto vasto. Okay, so first of all, congratulations on the film. She saw Fucking Amo and the two together these days, and also talk. So she was thinking about this character, yep. Comes back some way. Mm-hmm. Yep. And you know, in some way, you are very good at showing loneliness amidst crowded places, yep. Situations of crowds. Mm-hmm. So how do you manage to show loneliness so well in a crowded situation? I think loneliness is very interesting. It's something that I'm thinking about, maybe both from personal experience, but also in general, in I don't know. But I think loneliness is very difficult to portray in films, because in a book you can have sort of someone, you can write I am alone. Yeah. In a film you can't really, like, I mean, you have to show a person in compared to other people and have maybe a discussion, talk to someone about being alone. So for me it's difficult to show only loneliness, so it has to be in the middle of something. I'm not sure if that was an answer, but I think it's true. Yeah. Sì, è molto vero effettivamente, perché la solitudine è un qualcosa, è un concetto che forse sia per esperienza personale che più in generale è un argomento che penso sempre molto, e la cosa che mi fa sempre molto effetto è che la solitudine è un qualcosa che non è facile da raccontare per niente, soprattutto nel cinema, perché per esempio nello scrivere è abbastanza semplice, uno scrive mi sento solo, oppure il personaggio si sente solo, invece in un film bisogna mostrarlo, e allora in questo caso secondo me il modo più efficace per mostrare la solitudine è mostrarla per contrasto, perché la solitudine da sola è difficile veramente da mostrare, mentre invece la solitudine di un personaggio, cioè bisogna mostrarla con il personaggio che interagisce con altri personaggi, e che quindi, non so, dialoga, racconta, oppure si comporta in un certo modo, ma perché ha intorno altre persone. Quindi è effettivamente vero che è una cosa che faccio per questo motivo. And I think also I have some more ideas about writing things about people who are alone in the world in different ways, but it's a challenge, because it's a challenge how to portray it, actually.
At some point, this lonely person has to meet someone else, because making a film about someone who is only alone is very difficult. Sì, diciamo che ho delle altre, magari anche idee su come cercare di dipingere e mostrare questa solitudine di un personaggio, però effettivamente il personaggio, perché per mostrare la solitudine deve assolutamente incontrare qualcun altro a un certo punto, perché sennò non si riesce a mostrare questa solitudine. Abbiamo altre domande dal pubblico? Qualcuno timidamente? Un altro che vuole... Il tempo si sta purtroppo iniziando a esaurire. Ecco, scusi. Ok. Grazie per il Working Together, molto bello. Volevo che raccontassi un po' da dove nasce l'idea, la genesi classica di film e soprattutto un commento su quelle che sono le scelte stilistiche e tecniche per aver realizzato così. So, why does the idea of the two together films that she liked a lot? Where did the idea come, and how did you, if you can tell us something on the technical side of the stylistic, of the style that you chose? Very big question. to start with, I think, well, the first film was made 24 years ago, so I don't really remember. I actually remember. I was making fucking movie about teenagers, and then I felt like that was really. I got really tired with teenagers after a while, so I just felt like I had to do something with grown-ups. So that was now point number one. I have to trying to find a way of making film with people my own age, like 29, 30, 32, I don't know, something. And then I was at an art exhibition where I, about with mostly political, art in general from in Sweden, Swedish art from the 60s and 70s, and that was a sort of art that for me was a bit ridiculous before, because I thought it was like my generation's, my parents' generation's style, and sort of like very political in a very naive way, maybe sort of that kind of left wing movement of the 60s and 70s, but I went to this exhibition and it was just fantastic. So it was a feeling of that I wanted sort of like to go into that world again and sort of travel in time a little bit and go back. So it was very inspired to start with by that particular art exhibition. Allora, il film l'ho fatto 24 anni fa ed era, allora, uno dei motivi sicuramente per cui l'ho fatto, devo dirlo sicuramente, è che stavo facendo, avevo fatto Fucking Amo, avevo lavorato, fatto Fucking Amo con dei teenager, con degli adolescenti, ed ero stanchissimo di lavorare con degli adolescenti, per cui avevo bisogno di tornare nel mondo degli adulti e quindi avevo bisogno assolutamente di fare un progetto dove ci fossero degli adulti, quindi persone che erano più o meno miei coetanei di 29, 30, 32 anni. E quindi questo sicuramente è uno dei motivi scatenanti. Poi in realtà quello che ha creato proprio anche gli argomenti è stato che mi capitò di andare a vedere una mostra d'arte che era una mostra d'arte politica del movimento artistico politico svedese di quel tempo, e mi fece un grandissimo effetto perché fino a quel momento per me l'arte era, l'avevo considerata fino a quel momento una cosa che faceva parte della generazione dei miei genitori e della anche militanza politica dei miei genitori, della militanza di sinistra con questo così idee che consideravo anche ingenue oppure modo di mostrarle in maniera ingenua. Invece questa mostra di arte sulla politica sugli anni 60 e 70 era una cosa veramente mi colpì tantissimo e da questo è nata la voglia poi di mettere queste istanze praticamente in film. And, yeah, I don't know. I can talk about this a long time, but it's, I don't know. It was a long and complicated question. But I think this short answer. The second film, I think, is more inspired by my own being at my own age and looking back and trying to sort of deal with
It's not really, the second film is not really about a specific generation, but more about the whole feeling of trying to deal with your past and thinking about how stupid you were in, back in the days, and how fantastic things were, both, and just, yeah, trying to understand what's happened. È il, diciamo che il secondo film è più vicino alla mia età, è più, o quantomeno è, non è un film su una generazione specifica, è una, diciamo più un ragionamento in generale sul venire a patti con il passato, con, e cercare di capire nel passato effettivamente che cosa, cioè, ripensare al passato e a tutte quelle cose da un lato stupide e da un lato fantastiche che succedevano nel passato, quelle idee a cui si credeva ciecamente, e ragionare su come effettivamente sono cambiate, se veramente erano fantastiche, stupide o meno. Quindi è più un ragionamento di questo tipo sul passare del tempo, in un certo senso. E the end of the question was on the stylistic, on the technical. Do you mean technical, like I mean like camera technical? Il discorso tecnico era proprio sul discorso a livello cinematografico. Mm-hmm. It's made. This is something that I spent a lot of time with. I'm very interested in vintage lenses, if anyone is also interested in. So it's like it's made very much with old still photography lenses from the 60s and 70s, and also lots of stuff from the Soviet Union. And one lens is the one still camera for the camera that my father used to take the first pictures of me when I was newborn. Because I think today's the most movies today are so polished, I wanted to sort of try to get sort of find a slightly different way of dealing with light, I think. So I had to, I mean, it's a big question. Thank you for the question, it's very interesting, but I have to sort of make a short answer. That's, this is already sì, sarebbe un discorso molto lungo, però quello di partenza comunque è il fatto che a me sono molto appassionato delle lenti vintage, delle lenti del passato, quindi ho studiato moltissimo a cercare queste lenti e queste macchine anche fotografiche che venivano non so, sovietiche oppure degli anni 60 e 70. Sono andato a recuperare la macchina fotografica che aveva mio padre, che era la prima macchina fotografica con cui mi aveva fatto le fotografie quando ero appena nato. Perché secondo me il cinema di oggi soprattutto è troppo pulito, troppo rifinito, troppo perfetto. Volevo appunto mostrare le cose in maniera un po' diversa, quindi con una grana diversa e anche lavorare con la luce in maniera diversa. E quindi per fare questo sono andato a cercare queste lenti. Io purtroppo devo concludere. We have to